È forse uno dei migliori elicotteri presenti su DCS. Quando uscì, beh, non è che volasse così bene, ma oggi, dopo vari aggiornamenti, mi sento di dire appunto che è assolutamente un elicottero da avere. Caratterizzato da una forma a libellula e da una corazzatura che gli permette di resistere a colpi dai 12 mm e 7, beh, è uno degli elicotteri da trasporto e da attacco al suolo più interessanti nel panorama di Digital Combat Simulator. È un elicottero molto particolare e nel nostro immaginario ce lo ricordiamo con questi piloni pieni di rocket unguided. Si tratta del Mi-24P. Avevo già fatto un tutorial riguardante l'accensione di questo elicottero, anzi, valla a vedere per avere maggiori informazioni. Nel tutorial di oggi vedremo come si lanciano i rocket unguided da 57 mm. Tutto questo, come sempre, lo vedremo subito dopo la sigla. E buongiorno pilota o buonasera pilota, a seconda di quando vedi questo video, benvenuto in un nuovo tutorial Lorair. Oggi vedremo il lancio dei rocket 6 5KO da 57 mm montati appunto sullo Mi-24P Hind. Prima di cominciare, come sempre, ti chiedo, se non l'hai ancora fatto, di lasciare un bel mi piace, di iscriverti al canale spuntando anche sulla campanellina. Ti invito a supportare il canale attraverso i tuoi acquisti su Amazon partendo dal link qui sotto in descrizione, oppure ad abbonarti al canale al costo di un normalissimo caffè, in modo da vedere il tuo nome alla fine di ogni video che faccio. Da un po' di tempo a questa parte poi ho aperto un canale Telegram dove ogni mattina puoi vedere notizie e curiosità riguardo alla simulazione di volo. Faccio subito una doverosa premessa. In questo video non vedrai l'intelligenza artificiale Petrovic. Tu sai infatti che questo elicottero è dotato di multicrew, quindi è pilotabile da due persone, dal pilota e dal cannoniere pilota. La parte del cannoniere pilota è seguita dalla intelligenza artificiale Petrovic, di cui oggi non mi occuperò. Se però ti dovesse interessare vedere un tutorial riguardo appunto la postazione del cannoniere, beh, non hai da far altro che lasciare un bel mi piace e scrivermelo qui sotto nei commenti, in modo che quando arriverò a 200 mi piace, beh, ti farò un video dedicato soltanto a questo. In questo tutorial vedrai alcune parti fondamentali. Innanzitutto, quali sono i tasti da settare per poter lanciare correttamente questi razzi. Vedremo poi come caricare l'elicottero anche riguardo ai pesi, perché appunto questi rocket sono molto molto pesanti. Vedremo il particolarissimo sistema di puntamento dell'elicottero. Chiameremo Petrovic per fargli armare tutti i sistemi e infine una dimostrazione sul campo, appunto per vedere come si comportano e quanto potenti sono questi rocket. Bene, adesso bando alle ciance e andiamo in cockpit per eseguire il tutorial. Andiamo! Eccoci qui piloti a bordo del Mi-24 Hind per il lancio appunto dei rocket non teleguidati, quindi unguided rockets. Sono i S5K0 da 57 mm. Io li ho già montati sull'elicottero, sono quelli a forma di sigaro di colore argentato. Torniamo a bordo e per prima cosa cominciamo a capire quali sono i tasti che dobbiamo settare per utilizzare correttamente questi rocket. Esc,
Adjust Control, primo tasto è Prepare Weapons to Command Gunner, il secondo tasto è quello del Weapon Release Button Cover Open Close, altro tasto è il Weapon Release che ci serve appunto per rilasciare l'arma correttamente, e questi sono i tasti che noi abbiamo bisogno di settare direttamente sul Adjust Control. Adesso cominciamo a preparare l'elicottero. Per una questione di rumore andiamo all'interno così sentiamo meglio. U accentata, ground crew, rearm e refueling. Andremo a montare sui piloni 5, 4, 3 e 2 appunto i S5KO. Dobbiamo fare tantissima attenzione al peso perché questi rocket sono veramente pesantissimi. Vedete come il limite di peso è ancora in range, ma se aumentiamo il carburante vedete che questa scritta diventa arancione, a dimostrazione che difficilmente riusciremo a decollare in questo modo. Quindi dovete abbassare assolutamente il peso del velivolo. Una volta completata la configurazione del velivolo cliccheremo appunto ok. Andiamo innanzitutto a preparare l'elicottero per questo tipo di rocket. Per prima cosa andiamo a togliere il joystick perché in questo caso ci dà fastidio per capire quello che stiamo facendo, e andiamo a zoomare nella parte centrale. Adesso cominciamo subito ad attivare gli switch. Per prima cosa sight distance su auto, sight su on, weapon arm my control switch su on, e poi anche questo switch è chiamato FXD MG30, lo portiamo su on. Andiamo a ruotare su rocket questo rotativo e andiamo a chiamare appunto Petrovic per dirgli di prepararci le armi. Vedete, turning on weapons, lui sta accendendo le armi. Bene, adesso andiamo su questo pannellino di destra e andiamo ad accendere AUX Storer Lights. Questo farà accendere queste luci che ci faranno capire se sono pronti, se sono armati questi pod. Andiamo a vedere, tiro su, si accendono e posso regolare anche la luminosità. Torniamo qua, abbiamo un selettore che ci farà capire quali sono i rocket che andranno a sparare, se quelli di destra o quelli di sinistra. Io lo metterò al centro per fare sparare appunto contemporaneamente tutti e quattro gli stores, external stores. Andiamo sull'HUD. Adesso voi vedete che qui c'è una croce, ok? Questo è un mirino fisso, ma possiamo attivarne anche uno flottante. Basta tirare su questo switch mettendolo su sync e poi auto. Andiamo a cliccare qui per sbloccare la possibilità di muovere questo HUD e lo ruotiamo in alto o in basso in modo da aggiustarlo secondo la nostra posizione del sellino. Andiamo a vedere meglio questo reticolo flottante. Ogni tacchetta che vedete sono 250 metri. Significa che questo reticolo ci dà la possibilità di capire la distanza dal nostro obiettivo fino a un massimo di 3500 metri. Sono metri, non miglia. Per poterlo utilizzare al meglio dobbiamo dire quanto sono grossi i nostri bersagli e in funzione della distanza questo reticolo si muoverà, ci darà appunto la distanza esatta dal bersaglio. Andiamo a ruotare quindi questo sight base and range. Ok, lo portiamo qui su 5, la dimensione dei nostri bersagli andrà da 5 a 10 metri di lunghezza e comincerà ad essere preciso il nostro colpo tra i 0,6 e gli 0,8 metri di distanza. A questo punto attendiamo che Petrovic ci dica che le armi sono
pronte. Lo vediamo qua, weapons ready. A questo punto, ultimo controllo, andiamo a vedere che i launcher siano armed. Qualche secondo su launch arm e si accendono queste due spie. Vuol dire che tutto è pronto, si possono poi rispegnere in questo modo. Facciamo in modo che si possa rivedere il nostro stick e andiamo a togliere la cover di questo fire weapons in questo modo, come avevamo visto prima. A questo punto siamo pronti per il decollo e per andare sui nostri bersagli. Siamo decollati, i nostri bersagli li abbiamo di fronte a noi, sono posizionati lungo questo vecchio aeroporto, li ho messi lì per una questione di semplicità. Vedete il reticolo che si muove, ci dà la distanza ai nostri bersagli. Io cerco come posso di tenerlo dritto l'elicottero, cerco di mirare un bersaglio e tento di sparare. Vedete, uno le ho colpito, altri li ho colpiti ancora, e vedete che il primo passaggio è fatto. Ho un bersaglio lontano qua, vediamo se riesco a prenderlo. Ed eccolo qua, anche questo l'ho colpito. Vedete come i bersagli sono stati colpiti, con pochissimi colpi io vado a distruggere dei mezzi, in questo caso non pesantissimi, ma comunque che potevano darci dei problemi. Bene, spero che il video ti sia piaciuto. Se è così, come sempre, lascia un mi piace e iscriviti al canale se non l'hai ancora fatto. Ti ricordo che oggi non abbiamo preso in considerazione la postazione del cannoniere. Nel caso ti interessi, beh, allora scrivimelo qui nei commenti e lascia un mi piace. Al 200° mi piace, beh, farò un tutorial riguardo soltanto a questa postazione. Bene, per oggi è tutto. Happy Landings by E-Lyre. Ciao, alla prossima!